Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, torna il punto di sempre dopo una settimana di sosta, perché se Sparta non piange, se Sparta piange, Atene non ride. O era se Atene ride, Sparta. Vabbè, insomma, se all'Inter si piange, anche al Milan non si ride. Semprini, vieni qua, Sempro. Cosa stai facendo con questa bottiglia? Ah, esplosione della bottiglia, mi do l'alcol. No, vabbè, deve Mi do stare. Ci l'alcol. serve Lasciamela! dopo. Ci L'ultimo serve pozzetto e poi smetto, ci su. serve dopo per la trasmissione. Allora, Sempro, sono curioso di sentire da te. Cioè, qui c'è fra Ma io Inter e sarei Milan. curioso di sentire la gente, sarei Cioè, curioso fra di sentire. Inter e Milan c'è la gara Prego, a. vada Sì, lei, si vada accomodi, lei, si accomodi. No, s'accomodi. vada lei. C'è la gara a non andare in Ma Champions. puttana, Allora, uno stronzo! dell'Inter ho parlato sul mio canale ieri, ne In parleremo stasera maniera con Televisione. moderata e politicamente corretta. Corretta. Adesso fammi la tua disamina di Udinese Milan. Tre pappine, colpe, nomi e cognomi. Vai. Ma cosa vuoi colpe? Ma cosa vuoi Ma colpe? qualcuno Qui ce l'avrà. colpe, colpo, cioè no colpe. Io dico solo che l'Udinese era 6 mesi che non vinceva in casa, hanno vinto tutti, abbiamo Con vinto l'Inter non noi! vinceva dalla partita con Cioè, l'Inter. io veramente, riusciamo a fare grandi, cioè chi non si rimedia? Ci hanno dato anche il rigore, sebbene tutto, cioè io veramente non. Allora, io ho visto la partita un pochettino, Ibra non Vabbè, sta. ma Però ragazzi. le parole alla fine di Ibra sono secondo me pesanti, perché ha Sì. detto ci sono giocatori che non riescono a giocare con lo scudetto sul petto. Pesanti come Ma sì, parole, però ha detto la eh? verità, ha No, no, detto la quindi. verità, ragazzi, cioè qui il problema è solamente uno. Allora, che noi l'anno scorso si è fatto con sta squadra un miracolo sportivo, che un po' l'ha buttato via l'Inter, è stato, diciamo, bravo il Milan a farsi trovare Sì, pronto, un po' di concause, un dai. po' di concause, Leao che sembrava Henry e adesso siamo tornati sul pianeta Terra, tutto quanto, però rimane di fatto che comunque, a me non piace fare qualunquismo perché dopo mi dicono: ah, ma te quando il carro non va, sei sempre per puntare il dito. Non è che punto il dito, però ragazzi, basta leggere la rosa. Cioè, qui non è questione. La rosa campione d'Italia, eh. Ah, sì, la rosa campione d'Italia, tutto quello che vuoi, però fondamentalmente io mi metto nei panni di un Ibrahimovic che fa un passaggio. Sai, le macchie fanno stop a 6 metri, può essere la rosa campione d'Italia, però la gente è Però quella. sempre io e te, noi Come e sono voi. convinto che un pochino quello che accomuna Inter e Milan, soprattutto in questo momento dove si è enfatizzata la cosa, sia il fatto che i due allenatori Sì? non siano più seguiti Tantissimo, come. dici, può essere. Secondo me sì, un pochino si è rotto un po' tutta, nel caso del Milan, un No, po' ma tutta la magia. è qui che volevo arrivare e ti faccio un assist. Cioè, secondo me noi e voi abbiamo lo stesso problema, perché è inspiegabile, inspiegabile come due squadre come l'Inter e il Milan, comunque la squadra campione d'Italia e vice campione d'Italia, nel momento in cui hanno mentalmente realizzato che lo scudetto se n'era andato, e l'hanno, Scudetto. ma già da novembre-dicembre, eh? Completamente sparite da un mentale clamoroso, Sì. bandiera bianca, ma cioè, troppo, così No, troppo. così troppo e oltre che essere troppo, penso che non sia neanche professionismo, cioè questo perché cioè, io capisco tutto, però a calcio ci ho giocato anch'io. Allora, può capitare la partita storta, ti può capitare il filotto dove non raccogli quello che semini, però c'è della gente che non gioca, c'è della gente che non gioca. E allora andarsi a aggrappare a un Ibrahimovic di 40 anni e dire, però ha fatto un po' pochino, che cazzo deve fare questo a 40 anni? Però è vero anche un'altra cosa, che, e di qui vado con le concause, che bene, Giroud squalificato, riserva c'è Ibrahimovic, non ne hai un altro. Però Dopo incominciamo ad aprire anche altri tu discorsi. hai detto, ma c'è Saelemaekers, quello, quell'altro. Allora, all'Inter, quando ci sono queste partite qui, e purtroppo succedono spesso, viene sempre bastonato l'allenatore che per carità ha le sue colpe, ma i giocatori
non dico che non vengono mai toccati, ma quasi. Al Milan è colpa di Pioli che, come dicono a quello dell'Inter, nelle partite con le medio-piccole non li sa motivare, o sono anche al Milan i giocatori un po' pezzettini di merdina, anche loro? Io sono convinto che le colpe vadano splittate in ugual misura, tutte e due. Allora, sicuramente Pioli non era Ferguson prima, non è Cinciallegro dopo. Non è Capuano e Fiolino adesso? Il problema che cos'è? Che un allenatore fa anche un po' quello con quello che ha di materiale, però in campo non va l'allenatore. Cioè, sti giocatori comunque si devono mettere nell'ottica di dire sia Inter che Milan, che quando metti determinate maglie, ragazzi, non, cioè, le storie sono poche. Le storie devono essere pochissime, devono essere. Cioè, quando ti metti certe maglie, le figure di merda, a noi non ci piace farle, ma a noi come a voi, cioè, in generale, quando ti vai, cioè vai in determinati club, Juve, Inter, Milan, cioè di prim'ordine, adesso non parlo dell'estero perché è un discorso che non dice niente, però cioè, la gente vuol veder vincere, non gliene frega niente se te quel giorno lì c'hai un pochino di mal di schiena, cosa. Allora, dal momento che scendi in campo tu devi dare tutto, e infatti i giocatori più amati non è che sono sempre stati i più forti, quelli che hanno segnato di più, ma quelli che hanno dimostrato attaccamento alla maglia. Questo è il discorso di base. E invece qui c'è del menefreghismo. Ecco, io siccome vengo spesso tacciato di difendere troppo Inzaghi all'Inter, faccio il discorso inverso. Se io fossi un tifoso del Milan, io oggi, visto che il Milan è anche dietro all'Inter, quindi è ancora più distante dalla prima, io oggi non sarei qui a incazzarmi con Pioli, io sarei qui a incazzarmi con i giocatori del Milan. Poi vuoi che Pioli non abbia qualche colpa? Ma sicuramente ce l'avrà, però, ce l'avrà. Però il problema è, se io devo fare dei cambi, mi giro verso la panchina e vedo Origi, Schalemecker, Messias, Adli, Bakayoko, Chanteclair. Cioè, io chiamo il magazziniere e dico scaldati che entri. Cioè, la colpa non può essere solo di Pioli, che comunque c'hai quegli 11 lì e come l'anno scorso, tra virgolette, che avevi tirato fuori il massimo. Cioè, qui non è un problema, qui è un problema di stimoli, di professionalità e di attaccamento alla maglia. Perché determinate figure di merda, ragazzi, il Milan non le deve fare. Basta, basta. Cioè, al ritorno sempre c'è Napoli-Milan. Adesso la domanda la faccio a te, perché questo è il punto di sempre, ma vale anche per me. Il piazzamento Champions lo vedi a rischio? Io sì. Cioè, noi abbiamo una media da gennaio in poi che è una media da retrocessione. Punto. Noi nelle ultime tre giornate abbiamo fatto i punti della Salernitana. Abbiamo incassato i gol della Cremonese, forse uno in meno. Quindi qui si parla di numeri. I numeri sono disastrosi, come sono convinto che il Milan, e la cosa mi fa ancora più incazzare, che il Milan nelle partite di Champions contro il Napoli non giocherà così, poi magari usciremo uguale, però sono convinto che non giocherà così, quindi vuol dire che è un problema mentale, di attesamento. E qui volevo, prima di chiudere, volevo farti questa domanda. Come ti spieghi, ma anche all'Inter, cioè due squadre come Inter e Milan, così vergognose in campionato e in Champions completamente diverse, mentalmente proprio? Completamente diverse, cioè, andiamo a vedere, però siamo seri, facciamo i seri. Allora, andiamo a vedere un attimo, allora, anche il Milan di Ancelotti, torno un attimo indietro, no? Fece un inciampo abbastanza clamoroso, Istanbul a parte, quando, non so se ti ricordi, la partita col Deportivo La Corugna, 4-1 in casa, ricordo, Pandiani, Walter Pandiani. Ti ha preso 4 gol, sempre se sei andato a casa in una Champions League che molto probabilmente saresti andato poi a vincere. Perché in fondo era, sicuramente. Non era nessuno. Bene, però è stato un inciampo e comunque era un susseguirsi di risultati di un certo tipo. Bene, cioè, e fondamentalmente questo passaggio in Champions l'hai fatto in un girone dove hai preso, vabbè, Chelsea, abbiamo guardato l'annata del Chelsea, e comunque hai preso 3 gol là e in casa è successo quello che è successo. Salisburgo, hai fatto quello che dovevi fare con l'altra squadra. Bene, poi
sei arrivato col Tottenham, che hanno la situazione, vedi Conte cosa ha fatto l'altro giorno, che ha detto avete rotto il cazzo, perché ha ragione, a me dispiace perché io Conte è molto particolare. Ha ragione, non è... però fa così dappertutto. Sì, cioè, no, vabbè, è un po' facile solita... ogni volta che non vinci far sempre società giocatore. Quello che vuoi, però hai beccato forse il Tottenham nel peggior momento in assoluto. Ah, questo è poco ma sicuro. Hai fatto una partita dove comunque hai vinto una, cioè hai fatto un gol in due partite... E comunque hai fatto una trasferta a Londra dove hai giocato, sì, attento, non hai giocato malaccio a Londra, quello che vuoi, loro però non hanno fatto niente di loro e alla fine hai passato un turnino così. Adesso comunque ti vai a scontrare nei quarti contro una corazzata, perché in questo momento per te Napoli è una corazzata, sì, certo. Dove stanno dando dimostrazione, te l'ha andata anche ieri col Torino, che dopo 9 minuti la partita era già bella che indirizzata, dove hanno il miglior attacco, la miglior difesa, tutto quello che vuoi. Però io sono convinto sempre, se mi dicessero giocati 100 euro, io fossi costretto a giocare 100 euro, dattimi del pazzo, io li giocherei sul Milan. Dammi del pazzo, sì, io... sì. Ah, probabilmente... Però, ti do del pazzo perché io sono convinto, soprattutto anche col fatto della regola, che non c'è più la regola guardiata, tutto quanto con l'andata a Milano, il ritorno a Napoli sarà tutto qualunquismo, quello che vuoi, non ho detto che per loro sarà una passeggiata di salute. Vedremo. Però dico, dati i valori, dato il momento, per me è follia, follia. Io da amico ti auguro di andare fuori, da amico, grazie, da amico, grazie. Da amico. Adesso dobbiamo fare la foto thumb prima di chiudere il video. Vorrei invece augurarti a te, sarebbe che... Tocco già i maroni. Un bello 0-0, no? Poi magari ci vai ai supplementari, è una magia del mago João Mário. Cazzo, sta facendo un campionato della Madonna là. Sarebbe bello. Grazie, sarebbe riesumiamo bello. Il cartonato che dovrebbe esserci in giro da qualche parte. La maglia del Benfica. Allora, adesso dobbiamo fare la foto thumb, che la foto thumb attira click, quindi ti voglio bello incazzato. No, così, devi venire qua, devi fare una faccia tipo... Così. Ecco, bravo, stai fermo così, e io così. Madonna che thumb che abbiamo fatto. Ragazzi, allora iscrivetevi al canale YouTube, click, seguite Semprini su Instagram. Seguitemi. Click, like alla pagina Facebook, stasera c'è cartellino giallo, mi raccomando. Dove si vede? Su Teleromagna, in Emilia Romagna, canale 14. Siamo su Teleromagna. Oppure scaricate l'app gratuita di numero 10, è gratis, andate nella sezione video e alle 22:30 lo trovate lì. Brasder ci siamo noi. Arrivederci. Ciao.